A Ferentino, in terra ciociara, si inaugura lo stabilimento della Henkel Sud, che è l'ultima componente in ordine di tempo del gruppo italiano legato all'omonimo complesso industriale di Düsseldorf. Nel maggio del 71 fu posata la prima pietra e oggi l'impianto, già funzionante, produce detersivi per uso domestico e industriale e prodotti chimici utilizzando manodopera locale. Dopo parole di benvenuto alle autorità e agli invitati del presidente Steno Bay, ha parlato il presidente del gruppo chimico di Düsseldorf, Konrad Henkel. Nel suo discorso inaugurale ha sottolineato lo stretto legame esistente fra la casa madre e le consociate italiane ed ha aggiunto che è motivo di soddisfazione raggiungere obiettivi aziendali rendendoli compatibili con l'interesse pubblico. Lo stesso onorevole Giulio Andreotti ha riconosciuto questa realtà affermando che l'insediamento industriale, che per ora impiega oltre 200 unità locali, contribuirà a risolvere i futuri problemi di occupazione con ottime prospettive. Conclusa la parte ufficiale della cerimonia, autorità e invitati hanno visitato il complesso industriale. Particolare attenzione è stata rivolta ai problemi ecologici. L'aria di scarico, prima di essere restituita all'aperto, è depurata da apposite apparecchiature. Un impianto centrale di depurazione opera inoltre su tutte le acque che vengono utilizzate per scopi industriali. La Valle del Sacco, insomma, non sarà inquinata dal nuovo stabilimento che invece è fonte di produzione e di occupazione.